Ciao a tutti amici, bentornati da Kiba Stop per l'unboxing settimanale dei fumetti della settimana. Ma direi non solo fumetti, perché guardate qui che Toblerone di... non so dove ci sarà. Mi viene da ridere perché veramente sembra in modo di Attacco dei Giganti. Sì, ero tipo dietro una barriera, tipo il gigante colossale, ecco. Prima scatola enorme con dei poster all'interno. Ok, andiamo subito a vedere di cosa si tratta perché non lo so neanch'io. Tu lo sai, Alex? Ma sono enormi? Ah Ah, no, sono sono fatti su. semplicemente fatti su dall'altra parte, sbagliato. Quindi abbiamo un Rab, ah, è il mitico Buggy, questo qua piace anche a me, eh. Io mi metterei in casa solo quello di Buggy perché Il è uno bug è dei miei tanta personaggi roba. preferiti. Va benissimo, e li abbiamo visti. Li rifacciamo su. E procediamo con gli altri pacchi. Vabbè, questi sono leggeri, mi sono tenuto qui a portata di mano un taglierino perché dentro una confezione, anche se ne abbiamo preaperta, ci sono altri due pacchi. Uno e uno, due. Qui abbiamo un brown box di una Figuart Zero di Bandai che andiamo subito ad aprire. Oggi siamo partiti di slancio, poi i fumetti li vedremo, ma andiamo con delicatezza perché il prodotto è importante ad aprire questo primo pacco. Va bene, ovviamente facciamo così perché sennò invece non esce lo stesso. Non volevo farlo con le mani, ma vabbè. Adesso ce la possiamo fare forse, perché giustamente hanno messo la... Attenzione, ci sono... Ed ecco che interviene il nostro aiutante. Ecco, era impossibile farlo da solo. Ok, il video con due mani, molto bene, ringraziamo Lorenzo che è passato di qua per caso. Casualmente. E apriamo la Figuart Zero di Sasuke Uchiha. Ecco qua. È della stessa serie, com'è che si chiamava questa? Relation. Le Relation, perché giustamente ci sono personaggi che si dispongono assieme come in Relation. In realtà si danno un sacco di botte più che Relation, però ci sono Sasuke e Naruto che combattono. Vediamo se dietro esatto, l'altro ve l'avevamo già fatto vedere tempo fa che c'era arrivato. E questo va a completare lo scontro. Notevoli direi come figures. E appunto ci sono anche tutti gli effetti di combattimento. E Vediamo voilà. in questo altro pacco intanto cosa ci sarà. Pop? Pop, non Vale. solo pop, Non perché ce ne solo sono due di pop? pop. Abbiamo una pop direttamente da Fairy Tail Erza Scarlet. Ecco qua. Quindi uno dei personaggi più amati di Fairy Tail, nella sua trasposizione in pop con anche la spadina. Vediamo qui la collezione. Cosa c'è? Grey, C'è poi Gray, c'è non leggo, Wendy sì. e Carla la gattina. Ok. Poi abbiamo una Disney Pop Exclusive, attenzione, perché Exclusive perché è sbrilluccicosa, quindi Belle con il vestito sbrilluccicoso. Ricordate che le pop col bollino Exclusive poi vanno fuori produzione e difficilmente si trovano, quindi correte subito da Kiba Stop Voilà le principesse. se volete accaparrarvi una di queste della serie delle principesse Disney. Voilà. Qui c'è anche una cartolina con cui verrà offerta a chi acquista questa figo Experience the Magic by Funko. E poi qui direi che non si tratta di una pop, dovrebbero essercene altre, ma probabilmente sono in qualche altro pacco, ma è un restock di un gadget che abbiamo venduto subitaneamente e quindi abbiamo prontamente riacquistato perché soprattutto sotto Natale viene molto richiesto. Cosa sarà, vi chiederete voi? Si tratta di... Madonna, sto scotch, ragazzi. Beh, non ci possiamo lamentare, sono fatte bene le Sì, per confezioni. carità. Ok. E si tratta niente po' di meno che del Niffler. Ovvero lo Ovvero snaso. lo snaso di Fantastic Beasts. E dove trovarle? And where to find them. Quindi. Praticamente il nuovo film della saga di Harry Potter. Facciamo girare un po', queste figure sono molto belle, pesantissime, con la loro vetrinetta,
quindi potete estrarle dalla scatola e hanno la loro vetrinetta da esposizione. Ok, andiamo leggermente indietro perché un bel po' di spazio è già stato occupato, ma abbiamo ancora una scatola qui leggera, quindi probabilmente si tratterà della pop che mancava. Pop big size, c'è solo questa all'interno della scatola. Andiamo a controllare un attimo. È anche pesante per essere una pop. Sì, direi che poi è pieno di truccioli di carta. Vediamo di non imballare tutto il negozio. Allora, apriamo questa mega pop. Vabbè, mega. Vabbè, bella grossa, eh. Cioè, è media? Sono quelle grandi. Eccolo qua. È bella pesante perché ha anche la basetta articolata. Quindi abbiamo il Dragon Sherron, è esclusivo ovviamente perché da Kiba Stop solo il meglio. E Dragon Sherron con sotto, non so se si vede dall'inquadratura, sì. La basetta con le sette sfere del drago. Quindi potete farvi il vostro altarino per esprimere i desideri in casa e chiedere consiglio a Dragon Sherron. Qui avete un po' la serie di Dragon Ball Z. Il set è uscito, sì. Il set è uscito insieme al drago. E che deve uscire. Di cui comunque questa è la pop più grande. Ok. Possiamo procedere con i fumetti. Adesso ci divertiamo. Allora, iniziamo subito alleggerendo un po' lo scatolone con la serie completa di Capitan Tsubasa. Cos'è Capitan Tsubasa? Forse la maggior parte di voi conoscerà questo fumetto, o meglio ancora l'anime, come il famoso manga calcistico di Holly e Benji. E qui abbiamo la serie completa. Adesso sono un po', qui c'è il numero 2, 6, sono un po' in disordine comunque. Sì, magari se riesci becca il primo che esatto. Non lo sfogliamo. Allora, qui c'è il 3, 18, 12, non sarà facile beccare il primo. Allora, 8, 4, me sono messi un po' a caso chiaramente. Allora, poi c'è il 14. Ah, eccolo qua, numero 1. L'hai beccato? Sì, con Tsubasa da piccino. Così magari lo sfogliamo un attimo. Che ricordiamo l'unico ragazzino tipo di 10 anni in grado di tirare una pallonata tipo a 10 km di distanza a casa di Benji Price. Dovrebbe esserci tutto, quindi un totale di 21. 21 numeri, 21. Se non sbaglio, questa nuova edizione in realtà erano quasi 60. L'edizione quella normale, ecco, dovrebbero essere tutti qua. Perfetto. Vieni qua, sfogliare. Ah sì, giusto, sfogliamo. Sì, davo per scontato che tutti lo conoscessero, poi effettivamente magari i più giovani non hanno mai letto questo capolavoro. Che io consiglio vivamente perché a livello di manga sportivo secondo me è forse il più bello che esista. Poi è chiaro, beh, deve piacere il calcio, però diciamo che c'è gioco abbastanza facile qui in Italia. Un po' tutti, dai, l'abbiamo visto il cartone animato perlomeno. E comunque il disegno è ancora bellino adesso, eh. Poi vabbè, chiaramente si evolve. Ecco qui il mitico Roberto Sedigno, come lo chiamavano in Italia, e voilà, Capitan Tsubasa, Holly e Benji. Allora, saltiamo un po' di palo in frasca con questi fumetti che altrimenti cadono. Ecco, questo è un restock. Abbiamo Nazi Vegan Heidi, che è un fumetto molto particolare che vi abbiamo già fatto vedere. Questo è il 2 che avete visto la settimana scorsa. C'è ritornato anche l'1 che si intitola Alba Vegana. E vedete Heidi qua che... vabbè, con la capretta e vabbè. Fantastico, la capretta è bastardissima, tra l'altro, uno degli animali mio. Allora, abbiamo Dr. Who, i quattro dottori, volume particolare, autoconclusivo, in cui appunto si avvicendano il 10º, l'11º, il 12º e il 4º, non so quale sarà. Brossurato. Purtroppo non si apre più di così senza, no, senza rovinarlo. Rischiare di rovinarlo. Vabbè, comunque si vede. Sì, beh, certo. I disegni sono abbastanza belli, i personaggi chiaramente
ispirati a quelli del telefilm. Poi qui c'è un altro Dottor Who dedicato all'undicesimo dottore, invece. Che si chiama dal titolo L'altro dottore. Sì. Dove formato, il volume 2 questo. Il volume 2, esatto, della serie dell'undicesimo. Poi abbiamo Morgan Lost. Attenzione, Morgan Lost. Nuovo formato. Il nuovo formato, quindi origini, quindi la nuova serie di Morgan Lost, con anche la versione in 3D, la cover 3D, non so se ci sono gli occhialini all'interno. Cos'è quella variant? Sì, sì, è la variant con la copertina in 3D, infatti se la vedete sfocata non è la telecamera, ma è proprio la copertina che deve essere vista con l'ausilio degli occhialini 3D, che vista appunto il cielo, secondo me sono all'interno del fumo. Ma secondo te hanno fatto anche una cosa poi uguale? Una cosa furba fare questo nuovo formato americano, stile ma americano. Non lo so, andiamo a vedere assieme un po'. Vabbè, è abbastanza. Insomma, le vignette sono sempre le stesse, c'è sempre il rosso. Non so, si vede che la Bonelli voleva un po' distanziarsi leggermente. Comunque. Il formato è cambiato, ma direi che il disegno, anche il disegno, mi sembra leggermente meno cupo, se posso dire la mia. E c'è anche più rosso rispetto al disegno. Vedremo, chi lo legge ci saprà dire al più presto. Allora, io sbircio intanto. Qui abbiamo il numero 7 di Dan Maci. Ecco qua, Dan Maci, manga stile, sullo stile fantasy, di avventurieri che si calano in dungeon sotterranei, salendo di livello, molto ispirato al sistema dei giochi di ruolo giapponesi, con le varie abilità, livelli, eccetera, eccetera. Gli sfondi non sono molto curati, ma la storia piace parecchio. Vi abbiamo già raccontato il retroscena della divinità che fa salire di livello il cavaliere, eccetera. Quindi continuano le avventure. Vediamo se ce n'è altri. No, direi di no. Allora, qui abbiamo una novità. Ah, finalmente è uscito. Di Boichi. Finalmente è uscito. Allora, io Boichi lo adoro come disegnatore, cioè a livello di disegno. Alcune storie sono molto belle, come il suo Sunken Rock o Wallman, altre un po' meno. Però qua praticamente l'ambientazione deve essere cyberpunk, quindi futuristica con androidi e chi più ne ha più ne mette. Vedete, molto alla Ghost in the Shell, e quindi io che sono amante del genere sicuramente lo leggerò e poi vi saprò dire qualche cosa. Il disegno è sempre impeccabile, comunque lui ci disegna veramente veramente molto bene. È anche abbastanza riconoscibile come disegno. L'aspettavano in molti questa sera. Allora, qui abbiamo un restock del numero 2 di Mobile Suit Gundam. Ecco qua. Un restock dei cofanetti di Your Name, che anche questi, come la loro controparte video, vanno tantissimo ultimamente, li abbiamo bruciati subito. Non posso aprirveli perché sono incelofanati. Ma comunque ve li abbiamo già fatti vedere, se non sbaglio, sì, qualche puntata precedente. E saltiamo di nuovo in America con il quarto numero dei Transformers. Eccolo qua. Mettiamolo di qua. More Than Meets the Eye, Transformers, nuova serie, quindi che riparte dalla fine della serie animata. Molto interessante perché, come dicevo, gli Autobot e i Decepticon non sono più in guerra, ma addirittura non si vedono sempre di buon occhio, ma sono alleati in questa nuova missione, in cui tra l'altro sia Megatron che Optimus Prime, di cui vedete una diapositiva, sono scomparsi. E quindi il pianeta Cybertron è nel caos. I disegni sono molto belli. Io ho letto solo il primo numero, ma mi è piaciuto abbastanza, quindi andrò avanti a leggerlo e ve lo consiglio caldamente se siete fan dei robottoni. Abbiamo un Tabu Tattoo numero 10. Novità. Aspetta che arrivo, ok. Ecco qua. Quindi vanno avanti le vicende di questi individui che, grazie a dei tatuaggi particolari,
e all'assunzione di determinate sostanze non stupefacenti, che poi magari pensa male la gente da casa, sviluppano questi poteri, e quindi c'è chi li usa per il bene e anche per la polizia, e invece chi chiaramente ne fa cattivo uso. Abbiamo nuovo numero 7 di Golden Kamuy, quindi continua anche Golden Kamuy, edito anche lui dalla J-Pop. Sì, sì, tutto J-Pop, come la butta tu. Sempre in casa J-Pop abbiamo un restock, un restock del numero 2 di L'Eroe è morto, che chi l'ha letto dice che è molto che sia molto divertente, molto divertente, un po' in linea con l'ultima produzione di J-Pop. Sì. Ecco qua, a parte che l'avevamo già fatto vedere, sì, però sì. Comunque poi abbiamo il numero 12 di un bello shoujo, e cioè Rainbow Days. Ecco qua, sono sempre sul tetto della scuola questi qua, sì. Ogni volta che apriamo Rainbow Days sono sul tetto della scuola. Beh, luogo tipico nelle scuole giapponesi di incontro, sia tra i bulli, fatti, sia di proposte amorose, esatto, tra i ragazzi. Qui abbiamo un restock del numero 1 di Dragon Ball Super, che non vi facciamo vedere perché ormai lo conoscerete a memoria. Sì. Poi no, qui c'è un altro Golden Kamuy. E abbiamo Sir Vamp numero 4. E novità. Sempre J-Pop, novità e giù di vampiri qua. Eh sì, così. Scuola di vampiri, praticamente, anche questo manga scolastico, però con quel qualcosa in più, cioè i vampiri. Qui gente che viene anche sbudellata, molto bene, comunque è abbastanza movimentato, ecco. Ok. E abbiamo due cofanetti di Runin, Tetsuya Sawatari. Direi che qui si parla di samurai. Eh sì. Purtroppo anche questo è incellofanato, non possiamo farvi vedere. Comunque due volumi, penso che sia autoconclusiva la storia. Collection box, sì, direi di sì. Quindi una storia di samurai, forse Ronin, si chiama Runin, qualcosa mi fa pensare che abbia a che fare con i famosi samurai. Sicuramente, aspetta che faccio vedere un attimo la copertina. Per vedere se non... C'è un riflesso che è pazzesco, e vabbè dai. Poi qui abbiamo il numero 3 invece di Medaka Box. Medaka Box che è la copertina. Vabbè, ma Medaka è sempre così, cioè alla fine, quando non è mezza nuda, perché poi diventa tipo Super Saiyan anche. E vabbè, comunque non è assolutamente un manga erotico, anzi tutt'altro. Diciamo che i personaggi femminili sono disegnati molto bene. Vedete qui quando si incazza diventa tipo una versione tipo Super Saiyan di Medaka, che sa fare tutto, è velocissima e fortissima, eccetera eccetera. E qui alcuni altri personaggi. Ah, qui sono già quando incontrano la classe dei super dotati, ecco, diciamo. Questo qui, vabbè, non vi dico no, chi è. No, non dirlo. Magari qualcuno non l'ha ancora letto. Vabbè, già la seconda edizione, la seconda riedizione di Medaka Box. Io l'avevo letto all'epoca ed è molto divertente. E abbiamo tutto Ratman. Ecco qua. Numero 57. Fretto e muscoli sono nel vuoto. Tipica espressione di Ratman. Quindi volumetto in grande formato, ma non come Morgan Lost, un po' più piccolo, sempre più classico, delle avventure di Ratman. Aspetta che tolgo la taglierina, che poi ci riservirà. Qui abbiamo un altro numero 3 di Medaka Box, che mi sembra abbastanza, cioè forse solo uno, e un arretrato, yes, numero 6 di Diabolik, caccia all'assassino, con in primo piano Eva Kent, non si sa chi sarà l'assassino. Diabolik è in galera, attenzione, pericolo per Diabolik, e lo piazziamo qui. Ok, abbiamo un bel bombardone qui di fumetti cartonati che andiamo ad aprire velocemente. Te lo dico io cosa c'è lì, va? Lo sai cosa c'è lì? C'è un restock. Tutto. Io c'è un restock. Non ricordo mai cosa abbiamo ordinato. C'è un restock.
Anche. Una roba sul Tetris qua. Cos'è sta roba? Gira. Ah. Ctrl Z. Che c'è stato ordinato da un ragazzo. Esatto. Vabbè, Ctrl Z penso che parli di informatica. Direi di sì. Dietro c'è anche il Tetris. Infatti. Andiamo a provare, perché mi sembra tutto pixelloso. Se è disegnato tutto pixelloso è geniale. No. Peccato. Comunque, fumetto italiano. Disegnato da Alessandra Alaia Patane. Patanè, scusate, c'è l'accento. Ok. Ecco perché ti dicevo Restock. Restock di Overwatch Anthology, che vi abbiamo già fatto vedere qualche tempo fa. E poi un fumetto molto atteso per tutti i fan di The Walking Dead, e cioè chi è Negan? Negan, chi è Negan? È uno dei personaggi uno dei principali antagonisti della serie The Walking Dead. Qui parliamo del fumetto. Vedete che anche le sembianze, se guardate il telefilm, sono molto diverse da quelle del telefilm. Questo è il vero Negan, secondo me. Io vi dico, se vi piace la serie, leggete il fumetto perché è 10.000 volte più bello. Cioè, non dico che sia brutta la serie, ma comunque sì, ragazzi, cioè, non c'è veramente confronto. Sì, si vedeva che... Si vede che... la copertina, bianco e nero, chiaramente come la serie di fumetti normale. E praticamente racconta un po' il passato di questo personaggio che tanto ha avuto successo, quasi da soppiantare la fama dei protagonisti della serie. Ok, anche Overwatch lo mettiamo qui, se ci sta. Sì. Okay. E vai con l'altro scatolone. Protendiamoci per aprire l'altro scatolone, che è bello pieno di... Anche qui hanno abbondato con la carta. E via di cofanetti. Vedo cofanetti. E invece no, l'alma su. L'alma? Sì, boh, avevo Ranma. Vai di Ranma. Secondo numero di Ranma. Che è sempre figo Ranma, eh? Questa riedizione in formato perfect, che vi facciamo vedere brevemente. Anche qui, chi legge manga da un po' di tempo sicuramente avrà già letto Ranma, però questa è una buona occasione per riprenderlo in mano, e per chi non l'ha già letto, assolutamente da non perdere. Forse il miglior manga della Takahashi, questo. Ok, allora cofanetti, dicevamo. Cofanetti. Ah, attenzione ragazzi, qui abbiamo Dynamic Heroes. Io questo l'ho già letto, se non sbaglio. Però quattro numeri, non lo so, eh. Sì, sono numeri super piccolini in cofanetto. E praticamente è una vicenda che riunisce tutti gli eroi di Gonagai in un'unica serie. Quindi qui nella costina vediamo Devilman, il Jetter Robot, Mazinga e Goldrake, ma non ci sono solo questi, ci sono anche personaggi minori, diciamo che è un omaggio a tutte le varie serie di Gonagai, infatti è la Complete Edition. E qua mi sa che ci casco, anche se ce l'ho già questo, perché l'edizione col box si sa che è gustosa. Allora, estraiamo poi altri fumetti americani e abbiamo, sì, questi sono, immaginavo, Doctor Strange, che ormai non so più dove mettere. Butta sopra. Butteremo sopra poi quando campiamo via lo scatolo. Doctor Strange, nuovo numero. E c'è? Non si riesce a capire. C'è l'uomo cosa anche all'interno. Chi sarà l'uomo cosa? Andiamo a vedere. Ah, qui mostri con le mani, sempre molto onirico Doctor Strange. Questo sembra quello del labirinto del fauno, con gli occhi sulle mani. Cioè, però c'è è mitico, il papo, guardate, c'è anche Howard the Duck, l'ho visto. Adesso non lo trovo più, vabbè. Comunque. Abbiamo visto Man Thing, la cosa, ecco qua. Perfetto, quindi mini crossover. Qui abbiamo Daredevil numero 23, con dentro The Punisher, Iron Fist e Bullseye. Cioè proprio casualmente un po' di serie che è, infatti. È strano che non ci sia. Oh, tra l'altro fighissima la nuova serie Netflix su The Punisher, eh. Hanno scelto un attore azzeccatissimo, vabbè, che avrete già visto nella seconda serie di Daredevil, ma è ignorantissimo, cioè veramente una roba super violenta come deve essere The Punisher. E Superman 22 di Rinascita, c'è anche Robin, quindi probabilmente anche Batman. C'è un po' di, ci sarà un po' di Justice League. Molto bene, andiamo avanti con un bel volume Super Mario Adventures di J-Pop, quindi volume J-Pop. Vediamo di fare un po' di spazio qui perché non so più dove mettere la roba. Vediamo un po' se riesce a guadagnare un po' di spazio. Ok,
Quindi fumetto J-pop su Super Mario. Eccolo qui. Ci sono anche i mostri del videogioco. La torre. La principessa Peach. Deve essere divertente, perché fan di Super Mario è sicuramente un oggetto da collezione da non perdere. E poi, qua cosa abbiamo? Ma qui abbiamo cose che abbiamo già visto di là, intanto mi si attaccano sti affari ovunque. Allora, Danmachi, quindi lo andiamo a posizionare qui. E un tabù tattoo. E poi abbiamo anche il numero 3 di The Case Study of Vanitas. Quindi epoca vittoriana, ma a Parigi. Ed è praticamente un investigativo con i vampiri, anche qua. Si sa che i vampiri piacciono. I vampiri piacciono. Vabbè, piacciono sempre i vampiri, si sa. Più forse indicato per le ragazze. Sì. Adesso aspettate a farmi strada. Secondo me, non so se c'è ancora qualcosa. Invece... un boss di Roma. Qui abbiamo un Naruto. Ah, il Naruto Colo. 27, beh, ce ne saranno sicuramente altri. Intanto vi facciamo vedere sfoglio questo. Qua. Finalmente, ricordiamo, è finito il combattimento dei Chunin e qui si è fatto vivo Orochimaru. Non vi dico altro, magari non sapete neanche chi è Orochimaru, ma se avete visto il cartone sicuramente sì. Bello, comunque. A sì, colori sì. Rende di brutto. Vedremo se anche Dragon Ball sarà all'altezza. È vero. La sua trasposizione Color che uscirà a breve. Ok, poi abbiamo un po' il giusto di Rocky Joe. Madonna, numero 10. Che bombardone. Siamo quasi alla fine di Rocky Joe. Ve lo appoggiamo momentaneamente qua, perché non so dove altro metterli. E vi facciamo vedere il numero 10 di Rocky Joe in Perfect Edition. Sempre siamo più quasi spessi. Alla fine, quasi. Ma è un po' meno spesso dell'ultimo, che era tipo la Bibbia praticamente. Si vede che si sono accorti che siamo alla fine, allora fanno i volumi più grossi recentemente. Eccoli qua. I Naruti che però Stefano non aiutano proprio per niente questo nuovo imballaggio. Ammettilo che preferivi le cose? Le patatine di polisterolo. Di brutto. Queste saranno sicuramente più economici. Sono tutte le fatture. Vabbè. Allora, comunque siamo quasi alla fine. Qui abbiamo un altro che è il Stadio Vanitas. Siamo quasi alla fine più o meno. Sì. No, guarda, qui c'è un altro Runin. Eccolo qua. Non ce la faccio, Non riesco a farlo vedere bene. Qui un altro Ranma. E qui abbiamo l'ultimo numero di Nisekoi, numero 14. Fails Love, amore fasullo. Si mette male. Allora, aspetta. Molto bene, e terminiamo in bellezza con un restock doppio che hanno imbustato tutto assieme del cofanetto di Sword Art Online Uncard, cioè la prima serie di Sword Art Online, che finalmente è stata ristampata perché l'avevamo esaurita ormai da tempo. Il cofanetto è da due volumi, qui ne vedete due imbustati assieme, che poi noi andremo ad aprire. Adesso disponiamo un po' di fumetti, visto che abbiamo tolto lo scatolo, in modo che anche voi li possiate vedere meglio. Il Dottor Strange, abbiamo qua Rocky Joe, questo e voilà. è più o meno voilà, diciamo. Sì, beh, più o meno ci siamo. Okay. Un po' di roba oggi, tante novità soprattutto, e direi che noi con la classica carrellata mettiamo anche lo snaso qui sopra la Capitan Zubal che non si vedeva bene. Con l'ultima carrellata vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, mettete like alla nostra pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che arrivano qua in negozio e venite a trovarci da Kiba Stop in piazza Giacomo Matteotti 28 ad Alessandria. Da Matteo e Alex è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!